Il Brasile detiene le più grandi riserve d'acqua dolce del mondo. Tuttavia esiste una regione, detta del semiarido, in cui l'acqua è molto scarsa. Il semiarido si estende su un'area che abbraccia la maggior parte degli stati del nord-est, occupando una superficie pari a circa 3 volte quella dell'Italia. Questa regione del semiarido brasiliano si potrebbe dire che si caratterizza per insufficienza e irregolarità nella distribuzione delle piogge, no? E oltre a questo c'è una temperatura elevata e c'è un forte tasso di evaporazione, no? Per cui il suolo diventa povero, no? E mette in difficoltà che le persone possano piantare e possano produrre alimenti, no? Adeguati alla vita delle famiglie. In questa zona abitano contadini, no? Famiglie numerose, famiglie povere. Loro praticamente vivono di questa agricoltura che noi chiamiamo di sopravvivenza, no? Quello che piantano serve solamente per avere il necessario per mangiare, no? È poco quello che avanza perché possa essere venduto al mercato, no? La gente del nord-est del Brasile è molto legata al ricordo di un vescovo fuori dal comune, Domelder Câmara. L'attenzione di Domelder per i poveri e gli esclusi si è sempre manifestata attraverso la realizzazione di iniziative concrete. La Caritas del Nord-Est del Brasile ha così voluto cogliere l'occasione del centenario della nascita di Domelder per promuovere un progetto dalla forte valenza simbolica che affrontasse il grave problema dell'acqua. L'obiettivo è quello di costruire 100 cisterne per la raccolta di acqua piovana nelle comunità contadine. Si è capito che un sistema, uno dei migliori sistemi, è approfittare al massimo l'acqua delle piogge, no? Se si fanno dei recipienti, dei contenitori, quest'acqua può servire tanto per consumo umano, come può servire anche per piantare, per allevare gli animali, no? Una cisterna di 16.000 litri serve per 6 mesi di una famiglia, che è il periodo praticamente di siccità, no? Giustamente per il consumo umano, no? Per il consumo umano in casa, per imparare a mangiare, uso familiare. Quindi c'è tutto un processo di sensibilizzazione, perché la costruzione delle cisterne implica un processo collettivo, no? La comunità partecipa della costruzione fisica della cisterna. Dopo, soprattutto le donne lavorano per la gestione dell'acqua, no? Perché se tu hai solo 16.000 litri di acqua che li vuoi usare per 6 mesi, devi fare una gestione molto organizzata, se no in un momento l'acqua va via, no? Caritas Ambrosiana e Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria propongono per l'avvento di Carità 2009 il progetto 100 volte acqua. Sono necessari 20.000 euro, che serviranno per la costruzione di 100 cisterne per lo stoccaggio di acqua piovana in 4 stati del nord-est del Brasile. Come appello ai donatori, alle persone che sono sensibili, io direi di stare sempre attenti al povero, soprattutto mettendo in pratica l'esercizio della solidarietà, essere attenti soprattutto a queste persone che, nonostante queste difficoltà, sono sempre solidali. Io penso che il meglio di tutto sia giustamente questo spirito positivo, nonostante le difficoltà.